è iniziata con la maglia del Napoli alzata al cielo dal consigliere comunale Marco Gaudini dei Verdi la seduta odierna del Consiglio Comunale di Napoli. Il consigliere comunale ha chiesto all'assise cittadina di essere da oggi quanto mai attenta alle discriminazioni razziali che arrivano dagli stadi di tutta Italia all'indirizzo della squadra azzurra e dei suoi componenti e dei suoi tifosi. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il consigliere Nino Simeone, che ha fatto firmare all'unanimità una petizione per chiedere la cittadinanza onoraria del difensore franco-senegalese azzurro. È diventato un problema di natura politica e va affrontato in tutte le sedi. Se le autorità sportive non riescono a risolvere i problemi, incominciamo anche a utilizzare e a mettere in campo le autorità giudiziarie. Nel corso della seduta si è tornati anche a parlare della galleria Umberto I, sempre più degradata, invasa da clochard, come sottolinea il consigliere Moretto. Ci troviamo di fronte ad un gioiello che effettivamente nelle altre città cercano di conservarli, i beni architettonici, i stucchi che rappresentano la storia della nostra galleria. Un palcoscenico è stato nel passato dove ha visto grandi artisti e c'è stato il primo teatro nella galleria, e oggi purtroppo è il degrado assoluto.